Rieccoci insieme col biancherosso di Sport. Fra pochissimo, Dos Santos, Clayton Dos Santos, che ha parlato poco fa allo stadio. Benedetta, ti interessi di calcio? Ti piace il calcio proprio No, zero? tipo la Juve, però non Al lo di là di questo, seguo. non vai. No. Bari, come ti trovi? Che città ti è sembrata Bari per Beh, questo? io mi trovo molto bene a Bari. Infatti, ringrazio la società per l'opportunità che mi ha dato e spero di restare qui il più tempo possibile e di crescere, soprattutto. Perché è 20 anni, quindi insomma il futuro è tuo. Sì. Riccardo Tozzi, l'arbitro di Varese-Bari, ma credo che siamo pronti con Dos Santos. Sentiamo cosa ha detto il difensore brasiliano del Bari. Visto che lo sono saltata la prima qua a San Nicola, quindi sono molto contento di poter esserci sabato, di ritrovare tutti quanti i miei ex compagni e giocarci contro. Sono passati 5 anni, quindi chiaramente un po' di emozione c'è, cioè, sono molto contento e ripeto, tanti amici, è la prima volta che torno lì da avversario, non mi è mai capitato e quindi sono molto contento. Sì, il mio legame lì ormai andava avanti così, quindi già avevamo già un accordo a parola comunque per il contratto di quest'anno. Perché poi rischia di... Io ho una scadenza, comunque che l'anno scorso è una scadenza e poi alla fine abbiamo sempre rinnovato. Però poi andando via Soliano è subentrato un altro direttore sportivo di cui io non ero molto, non mi ha dimostrato tanta fiducia, quindi alla fine ho deciso di cambiare. Quindi rivincita no, voglio di rivincita no, pure perché non porto nessun rancore verso nessuno lì, quindi comunque hanno fatto un buon mercato comunque a giugno. Hanno preso comunque giocatori importanti come Terlizzi e Trost dietro. E in avanti comunque ha ritrovato Cellini, ha un giocatore molto bravo come Neto Pereira che fa quasi reparto da solo e quindi io me l'aspettavo comunque un buon Varese anche quest'anno. Anche nei rendimenti sì, dentro casa anche loro fanno molta fatica, quello è vero. E fuori casa hanno un ruolino di marcia molto importante, quindi forse sarà il momento giusto per noi per sfruttare questo momento un po' difficile loro dentro casa. Sicuramente non è una partita non facile, visto che comunque loro vengono da risultati importanti, vengono comunque da un periodo che stanno bene, da sfruttare al massimo ogni spazio che ci lasciano e cercare di fare il nostro gioco, perché si è visto anche da sabato a Gubbio, quando giochiamo da squadra siamo veramente forti, quindi cercare di sfruttare al massimo le nostre qualità. E questo è Dos Santos, che è il capitano del Varese, non un giocatore qualunque, no? Infatti. Come ti piace o no questo difensore? Per quel poco che l'ho visto, ma a me piace come difensore, forse pecca un po' in continuità, però speriamo che adesso facciano un filotto di partite perché anche la posizione di classifica inizia a diventare un po' bruttina, direi. Siamo proprio a metà, Siamo a si può andare metà verso il in quel basso limbo verso l'alto, che non sì. sai Che fare da veramente grande, che fare da insomma. grande. Speriamo un po' di partite, di risultati positivi, specialmente in casa per noi tifosi, che veramente il sabato diventa una Una pena, pena. veramente. 080 501 9998. Ieri abbiamo lanciato un sondaggio per i nostri spettatori. Secondo voi che vuol dire il silenzio di Matarrese? Come interpretate il silenzio di Matarrese? C'è il silenzio di chi tace e che consente, c'è il silenzio di chi invece si è fatto suo e quindi non parla. Quindi insomma, diverse correnti di pensiero, il silenzio va sempre interpretato, va sempre... Oh no, Benedetta, Sì, tu... giusto. E quindi vediamo un po' cosa dicono i nostri amici da casa. C'è un amico in linea, 080 501 9998, ripeto 080 501 9998 per i vostri interventi in diretta su Telebari, Radio Bari attraverso il sito www.radiobari.net. Forse c'è un problema sulla linea telefonica, vediamo un po' di risolverlo in modo tale da farvi parlare. Allora, Benedetta... E invece il futuro della Barivola in questo campionato qual è secondo te? Perché anche voi siete partiti benino, poi un momento di Sì, un blackout, blackout, adesso la ripresa. poi ci stiamo riprendendo, da prima di Natale si è accesa la luce, e ci siamo ripresi, abbiamo vinto 2 partite di Coppa Italia e una di campionato prima di Natale. Domenica è tosta però, giocate Adesso con la capolista, sì, giusto? molto tosta e dobbiamo fare Qual come è la abbiamo squadra fatto in testa classifica? quella contro cui Come si chiama? giochiamo. Oddio, sì, Vabbè, Marsala, Marsala, sì, non so, MG Marsala, MG. vabbè, Ricordo le Marsala. partite del Bari con Marsala, Col in Bari, dove Marsala, tante abbiamo volte giocato a inserisce Marsala. con Marsala, ma in battuta oppure una squadra che qualche volta ha perso?
Non ha perso partite. Dall'inizio del campionato. Però può essere motivante, dai. Adesso è stata penalizzata dei 3 punti per il ritiro del Molfetta, per questo tutti sono stati tolti i punti alle squadre che avevano vinto con Molfetta. Noi nella squadra con la quale avete giocato voi? Nella nostra fortuna abbiamo perso il tie break, per questo ci hanno tolto solo un punto. Per questo ci hanno dato anche meglio. Perché ha vinto, hanno tolto 3 punti. Quella partita che voi vincevate 2-7-1, poi aveste poi la palla del match. Quella, l'ho vista, ho visto anche quella di Coppa Italia con Molfetta, giusto? Allora, c'è l'amico in linea, pronto? Pronto, ciao Enzo, sono Antonio da Bari. Ciao Antonio, ciao. Enzo, io volevo chiederti una cosa, ma come mai si ha paura del fallimento? La mia domanda. Perché secondo me il fallimento... Dipende dal tipo di fallimento, perché se è un fallimento in qualche modo pilotato, magari perdi una categoria e ci può stare, ma se è un fallimento da crack e perdi parecchie categorie, io avrei paura, perché francamente andare a giocare con le squadre della provincia non mi piace. No, io penso che noi dovremmo cominciare a ragionare con il numero di persone allo stadio, cioè non so se ti ricordi il decennio passato o degli anni 90, dove non effettivamente lo stadio era veramente era un pianto, quindi io dico che è quello che noi dobbiamo evitare, cioè che poi stai in una categoria più bassa, più alta, alla fine il decennio scorso ci ha insegnato che la passione poi passa, perché la gente non va più allo stadio, cioè avere una squadra di Serie B con persone che non vanno allo stadio, per me è la stessissima cosa, questo è il mio concetto. Tu sei dell'idea che cambiando, anche ripartendo dalla categoria inferiore, la gente torna allo stadio? No, non sono, cioè io sono del parere che ormai c'è, fra la città e i materlesi, c'è così una rottura, una situazione. Su questo non ci sono dubbi, ma non da oggi, diciamo una cosa che risale e che probabilmente è accentuato anche questo processo che stiamo vivendo in questo periodo, perché a mio avviso io sono dell'idea che i materlesi, se avessero voluto, avrebbero coperto tutto, ma probabilmente in questo momento ritengono inopportuno fare ancora degli investimenti, diciamo dei sacrifici, chiamiamoli così, per una città che per la stragrande maggioranza non li tollera più. Sì, il grosso problema, il grande problema è questo, perché noi abbiamo visto, quando dicevamo 2 anni fa, mi ricordo in trasmissione proprio da te, o l'anno scorso, non andiamo in Serie B, non retrocediamo, perché stiamo raccogliendo quello che abbiamo detto, perché veramente c'è stata una disaffezione proprio totale, perché secondo me se noi l'anno scorso ci saremmo salvati in Serie A è più facile trovare un acquirente, tanti problemi vengono risolti, invece con questa retrocessione è stata veramente una catastrofe, e scendere di categoria, tante categorie, cioè partire da serie minori veramente diventa dura, perché andare in provincia, giocare con le squadre di provincia, senza nulla togliere le squadre di provincia, però c'è sempre questo astio verso la città di Bari, cioè perché no, astio, agonismo puro, perché diventa capoluogo, diventa l'impresa della vita, lo notiamo noi con la nostra squadra. Non ci vuoi neanche pensare, mi stai mettendo già mi hai proiettato su un campo dove magari non mi tolgano gli amici di Grumo, andare a giocare a Grumo, veramente diventa un dramma. Il problema non è quelli, il problema è che noi non dobbiamo andare, e infatti l'amichevole, ma non in campionato. C'è un amico in linea, pronto? Buongiorno Enzo, sono ciao. Giuseppe da Bari. Ciao caro, ciao Giuseppe. Innanzitutto saluta Lello, che è difficile oramai sentire, quindi lo saluto vedendo l'intervista, saluto Benedetta. Grazie. E avanti, auguri per il proseguo della stagione. È un nostro grande tifoso, Uno del gruppo. Uno del gruppo dei ragazzi. Ma di quello con megafono, no? No, lui è un po' più di Sparta, ma è un grande massiccio, tifoso. Massiccio. Saluto a te e tutti i telespettatori, e volevo farti una domanda riguardo insomma ai soldi della società. Non difficile, che non ho studiato oggi. No, assolutamente. Ma come si fa ad oggi a non essere così con gli occhi aperti e ignorare la malgestione degli ultimi anni? Perché i matarresi hanno dato indubbiamente grande calcio, grande rispetto alla città di Bari. Sì. Ma ad oggi come fanno a non rispondere lealmente alla situazione
che ha portato l'anno scorso, sì. L'anno scorso a vendere la più grande società a essa legata, che è la Master Group, mm-hmm. alla Servizi Sportivi, mm-hmm. a una somma di 21 milioni di euro. Non è stata venduta la Master Group, la Master Group è una cosa a parte, una cosa che non c'entra niente col Bari. È stato venduto il marchio alla Servizi, sì. Sportivi. Sì, unitamente alla Master Group, il marchio, ad una società che ha come capitale sociale qualche migliaio di euro. Va bene, grazie per il tuo intervento, grazie per l'intervento. Comunque non bisogna fare confusione, la Master Group è una cosa a parte, non c'entra nulla con diciamo una società che lavora da esterna, sì, ma anche, non solo anche col Bari, ma lavora per tutti i grandi settori, società, insomma, sì, sì. In assoluto. Però è chiaro che quell'operazione del marchio, se non altro, è stata già l'indice di quello che stava accadendo. Perché cosa succede nel momento in cui tu vendi il marchio per 21 milioni di euro? Che dalla Servizi Sportivi non entrano soldi reali praticamente, no. Ma entrano soldi virtuali, in sostanza, che ti servono a raddrizzare il bilancio. Che vuol dire che con quei soldi virtuali hai messo a posto un bilancio nel quale già i soldi veri non c'erano. Pubblicità, a tra poco.